buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti a quelli che sono collegati in streaming. No. Benvenuti a quelli che sono collegati anche in streaming. Questa giornata di informazione e nello stesso tempo formazione è rivolta a tutto il personale ISPRA e vuole essere un po' vuole dare delle indicazioni su quello che è stato il percorso che abbiamo seguito come CUG per l'istituzione in ISPRA dello sportello d'ascolto delle consigliere di fiducia. Un percorso che è iniziato parecchi anni fa, che è partita dalla formazione del personale a seguito di una richiesta, di un corso che era stato organizzato dall'Università di Verona, al quale ISPRA ha partecipato selezionando all'interno dell'istituto due persone e formandole. Questo corso, organizzato dall'Università di Verona, però con lo spirito di formare un bando, si chiamava Exchange, in modo tale da formare delle persone, delle consigliere di fiducia e di potersele scambiare all'interno delle proprie amministrazioni per appunto attivare questa funzione che precedentemente era a pagamento, ma che vediamo è a pagamento tuttora presso tutta la pubblica amministrazione. È stato fatto il corso, il bando non è stato mai la graduatoria o questa bando non è stato mai pubblicato o è ancora in fase di pubblicazione. Allora si è deciso di fare tra due enti che erano abbastanza vicini, erano due enti pure degli enti di ricerca che anch'essi avevano fatto la formazione, di fare una convenzione sperimentale in cui le consigliere di fiducia si è scelto di fare la convenzione in particolare con l'INGV, dove le consigliere di fiducia formate all'INGV si sono adoperate come consigliere di fiducia presso ISPRA e le consigliere di fiducia formate presso ISPRA operano presso l'INGV. Tutto ciò partiva circa un anno fa. Oggi siamo qui insieme, nella convenzione abbiamo anche coinvolto il medico competente e il responsabile per la sicurezza e la prevenzione, siete due enti, in maniera tale da avere delle sinergie anch'esse le consigliere con queste due funzioni che sono molto importanti, che sono legate tra di loro e che permettono delle sinergie tutte finalizzate al benessere organizzativo. Oggi vogliamo anche una parte, e quindi diciamo che il clou della giornata è per fare un bilancio di quello che è stato questo anno di attività. Contemporaneamente però abbiamo colto l'occasione anche come CUG ISPRA di fare una mini relazione su quelle che sono state le attività del CUG in questi anni, in maniera tale e da mettere dalla relazione far emergere anche che una delle attività del CUG è proprio finalizzata al benessere organizzativo e quindi anche allo sportello d'ascolto e alle consigliere di fiducia. Adesso c'è il nostro presidente, oggi è il trentennale dell'ASI e quindi è dovuto andare insieme a tutti i presidenti degli enti di ricerca presso l'ASI e quindi non può essere presente qui con noi, ma ha fatto un videomessaggio che adesso facciamo vedere.